Vai cavallo, corri tantissimo, corri come il vento. Ciao, ma prima di iniziare vi ricordo che questa sera alle 20.00 sono in live su Twitch, trovate il link qua sotto in descrizione. Saremo in live appunto su questa vanilla. Naturalmente se siete nuovi vi invito a lasciare poi il follow e se potete fare anche la sub o abbonamento, che è la stessa cosa col Prime. E detto questo, io vi lascio il video, buona visione. Allora ciurma, benvenuti in questo nuovissimo video della vanilla multiplayer. Oggi ciurma andremo a fare finalmente una cosa che mi fa da un sacco di episodi, ma veramente tanti episodi, ovvero sistemare in primis la nostra farm di mob, ovvero quella lì, perché come vedete c'è un pochettino di casino. Ma non faremo soltanto questo, perché miglioreremo oggi tutta questa zona. E già, in più forse andremo anche a prendere un nuovo amichetto. Però prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di lasciare un mega mi piace. Cerchiamo di superare i 10.498 like. Se volete nei prossimi video un'avventura misteriosa alla ricerca di questi due tesori, oltre anche ad un video insieme a qualcun altro all'interno di questa vanilla. Comunque, prima di iniziare volevo farvi un attimo vedere cosa abbiamo fatto in live, sempre su Twitch. Intanto vado a posare il diario della ciurma. Ragazzi, il tabellone è così come sempre, soltanto che adesso c'è un bottoncino segreto qua. Se adesso andiamo a premere il bottoncino e facciamo così, sbam, siamo all'interno dell'antro dei pirati, che ancora deve essere finito. Infatti lo finiremo questa sera in live alle 20, sempre su Twitch. Link, come sapete, ormai in descrizione. Ci sono tante piccole cosettine. Abbiamo fatto un piccolo acquario, ragazzi, per trovare le sea lantern. Ci abbiamo perso un sacco di tempo. È successo veramente l'inferno di roba. E beh, si spiega già da solo. Purtroppo, ragazzi, il corallo ci ha abbandonato. Già. Quindi cosa andremo a fare oggi, ciurma? Dobbiamo andare a spostare questa farm, e volevo spostarla praticamente in questo punto, quindi vicino alla nostra bellissima farm di pollettini rinforzanti, che proprio, ragazzi, funziona a meraviglia. Guardate quanti già pollettini rinforzanti stiamo facendo. L'obiettivo quale sarà quindi quello di oggi? Rompere quest'albero, fare qui dello spazio, spinare leggermente e anche migliorare comunque il recinto di questi mob. Però come avete notato sta facendo notte, quindi andiamo a dormire. Ok, ciurma, buongiorno. Allora dai, iniziamo subito a fare tutto quanto. Alla fine è abbastanza semplice quello che andremo a fare. Se volete anche ricrearlo pure voi nella vostra vanilla, fatelo tranquillamente. Ma è veramente una cavolata. Anche se comunque non vedo l'ora invece di creare anche la stalla per il nostro nuovo amichetto, che ancora dobbiamo trovare. Quindi prima di tutto andiamo ad abbattere quest'albero, che purtroppo, ragazzi, è in mezzo e dobbiamo levarlo. Comunque ciurma, se avete qualsiasi consiglio su qualsiasi cosa che io potrò andare a fare in questa vanilla, scrivetelo qua sotto nei commenti. Il commento è l'idea più bella. Oltre a ricevere un cuoricino, verrà fatto poi prossimamente in video. Adesso ciurma, se non sbaglio, dentro l'antro appunto vostro dovremmo avere qualche blocco che potrebbe tornarci utile. Allora, esatto, dello spruce log, spruce slab. Il vetro non penso dovrebbe servirci, quindi va bene. La dirt, a dire la verità, ci serve, quindi la prendiamo. E mentre siamo qui, ragazzi, craftiamo un pochettino di slab di giungla. Ottimo. Ok, ragazzi, quindi ho spianato un pochettino qua e adesso incominciamo già a costruire la base per il nuovo recinto dei nostri carissimi animaletti. Allora, facciamo così, questo qui è il primo angolo e facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sbam. Poi a distanza di 4 blocchi possiamo mettere invece un altro pilastro. Quindi 1, 2, 3 e 4. Quindi andiamo a mettere qua. Però come vedete manca un layer di terra, e quindi andiamo a mettere soltanto dirt, ragazzi. Così almeno ci espandiamo un pochino per di qua. Perfetto, quindi 1, 2, 3, 4, sbam. Poi 1, 2, 3, 4 e sbam. Perfetto. Così, ragazzi, abbiamo, diciamo, due spazi. Uno per le pecore e uno per le mucche. Stessa cosa anche da quest'altro lato. E quindi qua dobbiamo ancora spianare un pochettino. Perfetto. Ora facciamo pure una cosa. Facciamo semplicemente un attimo una crafting. E con la crafting andiamo a fare dei muretti di cobblestone. Ne facciamo un bel poco, dai. 24, forse basteranno. Allora, vediamo un pochettino. Possiamo fare così, guardate. Tipo muretto, muretto, così. Tipo tutti, in tutti gli angoli. In questo modo. Ok. Qua possiamo andare a mettere poi tipo della cobblestone. E lo stesso cosa anche da quest'altro lato. Dopodiché qua metteremo, ragazzi, i cancelletti. E qua dietro posso direttamente chiudere poi direttamente col muretto in questo modo al centro. Direttamente così. Ok, adesso possiamo fare invece tutti i pilastri, quindi le altezze di per sé. Allora, abbiamo uno, quindi facciamo due, tre, quattro. Prendiamo poi una slab di giungla e la mettiamo sopra. Tutto questo qui, ragazzi, per tutti i pilastri. Quindi arriviamo fino a qua.
Slab. Vediamo qua. Slab, quindi abbastanza easy, ragazzi. Vediamo come esce fuori. Ok, perfetto. Poi tiro come dettagli potremmo usare. Dove sono? Ecco qua, le spruce trapdoor. Che non sono assolutamente male. Basta le mettiamo così e ci siamo, sono perfette. E le possiamo mettere anche qua sopra, negli angoli. Qua lasciamo così e qua di nuovo nell'angolo. Ok, sta iniziando sempre di più a prendere forma e devo dire che mi sta piacendo. Quindi adesso pigliamo le scalette e cominciamo a fare la parte del tetto. Tetto che non sarà un tetto in legno, ma bensì sarà fatto invece con delle foglie. Quindi è come se non ci fosse il tetto, ma ci sono tante liane messe sopra che vanno a creare poi un tetto completamente naturale. Ok, perfetto. Abbiamo fatto tutto il contorno e sbam. Ragazzi, questo qui dovrebbe essere praticamente tutta la struttura in legno della nostra piccola fattoria. Per non far scappare naturalmente i mob, cosa andremo a fare? Mettiamo qua sopra delle trapdoor. In questo modo i mob non possono scappare. Quindi anche da quest'altro lato dobbiamo fare la stessa identica cosa. Anche perché adesso andremo a mettere un dettaglio che secondo me ci sta veramente tantissimo ed è veramente molto bello. Però prima di tutto ci serve una cosa importantissima, ovvero l'acqua. Quindi una, due e tre secchi d'acqua. Anzi, e mentre siamo qua sotto prendiamo anche il grano, perché fidatevi, metteremo adesso anche un altro dettaglio ancora più bello. Insomma, come avete capito, mi piace fare delle robe anche molto semplici, ma comunque che nel complesso sono anche molto carine da vedere. Quindi non voglio limitarmi a fare una farm normale di mob, voglio dare tanti piccoli dettagli. Scusa, ma io stavo facendo un video. Stavo dicendo. Come avete capito, mi piace fare delle cose semplici, ma che hanno tanti dettagli carini. Adesso, sempre con le trapdoor, facciamo questa cosa. Tipo un piccolo contenitore, dove all'interno, ragazzi, andremo a mettere per l'appunto l'acqua. Come se fosse un piccolo punto dove i nostri animali possono bere. Proprio di tutto, facciamo qua subito una fonte d'acqua infinita, perché sennò poi ci tocca scendere a prendere dell'altra acqua. Ok, perfetto. E adesso stessa identica cosa da quest'altro lato. Veramente semplice. Perfetto, guardate che cosa bella, ragazzi. Molto bello come dettaglio. Ma adesso però con il grano cosa andiamo a fare? Ma facciamo un pochino di balle di fieno e andiamo a posizionare tipo, beh, più o meno qua, abbastanza a caso. Comunque, come avete capito, il portale del Nether non lo sto migliorando né nulla, perché ho un progetto molto più bello per il portale del Nether. Quindi però lo lasciamo qui, ma a breve poi verrà completamente elevato, perché verrà spostato in un'altra zona. Ok, ed infine, ragazzi, dobbiamo fare dei cancelletti. Quindi facciamo i cancelletti, non le fence. Ma perché sbaglio sempre? Ok, due cancelletti, ne mettiamo uno qua e un altro qua. Nulla ci vede, ragazzi, che in futuro, se avremo casomai dei maiali, possiamo fare copia e incolla di una sezione di questo qua, metterlo qua, fare la terza e mettere anche i maiali. Per il resto, ragazzi, ci siamo. E adesso tocca al tetto, invece. Quindi dobbiamo un attimo metterci tantissimo con le cesoie e prendere un sacco di foglie. Perfetto, ciurma, finalmente la nostra piccola stalla per le pecore e le mucche è finita. Il soffitto è questo qua. È stato abbastanza semplice ricrearlo, nulla di troppo complesso. Ho messo anche delle lanterne e direi che adesso ci siamo. Mentre ora per di qua passiamo invece alla stalla del nostro bellissimo destriero, che ancora in realtà non ci abbiamo, ma sono sicuro che sarà bellissimo. Quindi più o meno la dimensione sarà questa. Lo stile sarà uguale a questo qua, più o meno, però in questo caso ci sarà un tetto, visto che comunque è un cavallo, quindi è giusto creargli un recinto o comunque una stalla piccolina che abbia quantomeno un tetto. Quindi intanto facciamo anche esempio di pavimento. Infatti non lasceremo la dirt, anzi la grass, ovvero l'erbetta, ma gli faremo proprio un pavimento fatto di parquet. Qui mettiamo legno di giungla a terra e nella parte centrale qua possiamo mettere invece il legno di spruce. Sbam! Ok, come base, ragazzi, ci siamo. Allora, un attimo, leviamo e mettiamo qua il grass. Perfetto. Come prima, ragazzi, mettiamo per ogni lato un muretto. E volendo, ho già craftato dove sono, eccoli qua, quelli mossi. Quindi mossi cobblestone. In modo che comunque c'è sempre quella cosa che prende un pochettino della giungla, il muschio, eccetera. Che secondo me è bellissima come cosa. Ora, vi ricordate anche quel trick che abbiamo fatto per l'acqua? Lo facciamo anche qua, però quest'altro lo facciamo all'interno. Quindi non mettendolo così, ma intanto mettendo questo così. Vedete che si va a collegare, quindi è perfetta come cosa. E facciamo... Ma perché questo... Una volta avevo problemi con le scalette, adesso con le trapdoor. Ok, e anche fuori. Sbam, e sbam. E subito riempiamolo con l'acqua. Ma mia, ragazzi, quanto è bello! È bellissimo! Chiudiamo il muretto qui. Perché qua si è collegato in questo modo? Ok,
tu, Liana, vai via. E adesso, Ciurma, invece, possiamo cominciare a fare i pilastri per non sorreggere il tetto. Bene o male, già come grandezza, come dettagli, è quasi finita. Mancano delle piccole cose che adesso andremo ad aggiungere alla fine. Quindi mettiamo un pochino di mossi cobblestone qua, che è sempre bellissimo come blocco. E adesso, Ciurma, la parte decisamente più difficile, il tetto. Andiamo a mettere una scaletta così, e la stessa indica cosa anche da quest'altro lato. Bene o male, il tetto sarà uguale per ogni lato, quindi diciamo sarà diviso a spicchi, però ogni spicchio è uguale all'altro, quindi è abbastanza semplice da ricreare. Perché sennò, ragazzi, fidatevi che io con i tetti faccio veramente pena e uscirebbe veramente una cosa bruttissima. Ora che siamo qua sopra, facciamo così. E anche a quest'altro lato, stessa identica cosa a quest'altra parte. Ce la facciamo saltare? Opla! Oggi ce l'ho fatta, ragazzi, mamma mia, ok? È perfetto. Però abbiamo bisogno di altre scalette, quindi sotto con le scalette in legno di giungla. Ok, queste già 16 dovrebbero bastare. E qua possiamo mettere già due blocchi così, due blocchi interi direttamente. Ok, bene o male l'arco del tetto l'abbiamo fatto. Per il resto, ragazzi, basta andiamo a collegare tutto e abbiamo finito. Andiamo a mettere quindi una scaletta qua e un'altra qui così. Saliamo per di qua e sbam, anche di qua. Ok, e qua volendo direttamente con delle slab possiamo salire così. Facciamo un mezzo blocco. E ragazzi, anche da quest'altro lato facciamo praticamente la stessa identica cosa. Quindi slab e poi vabbè un blocco intero, ma ho messo di solo male slab. Adesso per di qua base facciamo così, spacchiamo questo. Andiamo qua, facciamo così e spacchiamo questo. Insomma, stiamo facendo adesso gli angolini, perché comunque sarà un tetto leggermente a cupola, però è abbastanza piccolina, abbastanza bassa, quindi non possiamo, diciamo, esagerare troppo con l'altezza, se no secondo me va a stonare un po' troppo. Adesso, ragazzi, tappiamo tutto invece con le slab. Sbam! Tetto finito. Vediamo un pochettino. È perfetto, ragazzi. Guardate che carino che è. Naturalmente eliminiamo subito i blocchi da costruzione. Facciamo altri due gate, perché come sapete il cavallo non passa da un solo gate, quindi dobbiamo metterne per forza due. E questo qui, ragazzi, è praticamente la stalla del nostro cavallo. Però secondo me dobbiamo andare a mettere qualche dettaglio in più. Quindi andiamo a mettere già delle balle di fieno messe così. Però il cavallo potrebbe scappare di qua, quindi noi, per evitare che il cavallo scappi, sbam, facciamo scendere delle liane. Perfetto. Così, ragazzi, il cavallo non può scappare. Facciamo scendere adesso delle liane anche per di qua. In questo modo, così anche di qua non può scappare. Ora sto pensando, ma dove mettiamo la lanterna per illuminare tutto quanto? Perché metterla qua in basso è un pochettino brutto metterla così. E allora ho pensato a una cosa. Direttamente la mettiamo che... sbam. Mettiamo qui un'altra slab. Ed è appesa così. Perfetta, ragazzi, veramente perfetta. Casomai, se vogliamo invece attaccare il nostro cavallo con un lazzo, mettiamo invece qua un'altra fence. In questo modo possiamo attaccarlo qui e il cavallo sicuro che non scappa da nessun'altra parte. Per il resto, con altri dettagli, direi che non ne servono. Alla fine sono una stalla per un cavallo. Al fieno, all'acqua, c'è la luce, ha un bel tetto. Direi che ci siamo. Come sempre, ragazzi, la stradina la vado a fare poi io, naturalmente, off camera. E adesso, invece, è arrivato il momento di andare a prendere il nostro cavallo. Allora, dentro questa chest, Ciurma, abbiamo una sella e anche una name tag. Adesso avete tutti quanti un compito. Dovete scegliere qua sotto nei commenti il nome da dare al nostro nuovo compagno d'avventura. E guardate un po', ho anche una sella dorata, quindi proprio vestirà d'oro. Di lusso. Allora, i cavalli dovrebbero spawnare comunque verso la pianura. E la pianura più vicina che abbiamo, beh, è quella dei pillagers. Ok, siamo vicinissimi adesso alla pianura dei pillagers. Dobbiamo fare attenzione perché già quella sotto ci ha targettato. Quindi, anzi, mettiamoci del cibo subito in mano. Opla. Oh boy, questi. No, ragazzi, dobbiamo subito trovare dei cavalli. E pigliamo un cavallo qualsiasi e scappiamo e torniamo verso casa. Anche perché se vanno a beccarci i cavalli, beh, ci porteremo praticamente un panino a casa con la carne di cavallo. Ok, ragazzi, eccoli qua, abbiamo trovato i cavalli. Siamo oh no, ci stanno seguendo. Via, 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 via. Perfetto, ragazzi, perfetto. Allora, dobbiamo sbrigarci. Devo dargli subito del cibo e tornare a casa. Dio, quale scelgo adesso? Prendo questo qua. Allora, aia. Raga, raga, è pienissimo di pillagers. Se mi fanno fuori il cavallo mi arrabbio. Ok, perfetto, abbiamo fatto leggermente piazza pulita. Abbiamo qui anche del grano che possiamo dare al nostro bellissimo cavallo. Mangia, 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 mangia. Bravo, mangia tutto. Dobbiamo salire sopra il cavallo, fino a non fare i cuoricini, dai. Oh, li ha fatti, ha un sacco di vita pure, ottimo. Ragazzi, instant sella e instant armatura, guardate che bello. Ragazzi, va verso casa. Ah, aspettate un momento. Perfetto, andiamo verso casa. Non dobbiamo farci beccare assolutamente dai pillagers. Vai cavallo, corri tantissimo, corri come il vento. Schiviamo le frecce che neanche Matrix. Ecco, gli ha beccato la chiappa sinistra.
Ragazzi, adesso dobbiamo fare un'impresa che non so se ci riusciremo a unire mai nella vita. Allora, dobbiamo correre e saltare tantissimo. Cavallo, spero tu. Posso saltare tantissimo. Vai! Yes! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Sta pure per fare notte, ragazzi, quindi dobbiamo subito tornare a casa. Facciamo qua attenzione a non cascare giù. Vai, vai, torniamo a casa. C'è tutta la giungla di bambù qua adesso. Ok, ci siamo. Dai, bambù fa... Mamma mia, bambù, basta. Ok, vai, vai. Ragazzi, siamo arrivati. Ce l'abbiamo fatta. Mettiamo subito il nostro bellissimo cavallo all'interno della sua nuova stalla di... proprio di zecca, proprio nuova nuova. E come vedete già ho anche spostato per l'appunto le mucche e le pecore. Vediamo adesso anche come sta il... cavallo? Cavallo! Ma, ragazzi, il mio cavallo è scomparso. Eve, hai visto dove è andato? No, raga, ci ha già abbandonato. Ragazzi, mi sto per mettere a piangere. Ciurma, io a questo punto vi dico che il video finisce qui. Spero vi sia piaciuto, lasciate a tutti quanti un mega mi piace. Scrivete qua sotto un commento dove scrivete sempre la vostra opinione, cosa posso fare in futuro in questa vaniglia. Se avete qualche idea abbastanza carina, ditemi naturalmente cosa ne pensate della stalla, sia per gli animali, anche per il cavallo, che ora è un cavallo fantasma. Ok. Detto questo, vi aspetto questa sera in live alle 20 su Twitch, link in descrizione. E ciurma, il vostro capitano vi saluta. Ciao a tutti. Cavallino, dove sei finito?